La sirena di Gordon. La signora Isa era una di quelle madri che si preoccupano sempre di qualcosa. Si preoccupava perché gli occhi di suo figlio avevano un colore chiaro e cangiante come l'acqua e perché i suoi capelli lisci sembravano sempre bagnati. E si preoccupava perché suo marito Fred non guadagnava mai abbastanza. Ma non si era mai preoccupata tanto quanto quella volta che il marito tornò dalla pesca al salmone portando con sé non un salmone, ma una sirena. Pensate un po', una vera giovane sirena con lunghi capelli biondissimi e la coda che scintillava come madreperla. Fred la tirò fuori orgogliosamente dal suo sacco e la depose sulla tovaglia rossa. «Che te ne pare?» fece. «Non è una meraviglia?» Isa, che era già preoccupatissima perché la sua tovaglia rossa si stava bagnando, si strinse angosciata le mani. «Ma come hai fatto a prenderla, Fred?» «È proprio quello che sto cercando di raccontarti. Risaliva il fiume, proprio come fanno i salmoni in questa stagione. L'ho portata a casa per Gordon. Lui l'ha sempre desiderato, un cucciolo.» La sirenetta, udendo queste parole, scoppiò a piangere. «Io non voglio essere un cucciolo!» singhiozzava. «Io volevo andare al circo!» Fred e Isa si scambiarono uno sguardo scandalizzato. «Non vuole essere un cucciolo!» fece Fred. «Vuole andare al circo?» balbettò Isa. «Io ho risalito il fiume apposta!» pianse la sirenetta. Le voci eccitate di Fred e di Isa e il pianto della sirenetta svegliarono Gordon, che si alzò a vedere che cosa fosse tutta quella confusione. Quando vide la sirenetta, così rosa, così graziosa e disperata perché voleva andare al circo, gli venne subito voglia di consolarla. E se dà il caso che non ci fosse al mondo una cosa che Gordon desiderasse di più che andare al circo? Gordon fece del suo meglio per spiegare tutto alla sirenetta, che alla fine si asciugò gli occhi con un angolo della tovaglia. Disse che si chiamava Marina e acconsentì a dormire nella tinozza del bucato. La povera Isa poté finalmente andare a letto, ma per la preoccupazione non riuscì a dormire. Continuava ad agitarsi e a scuotere il marito addormentato chiedendogli: «Allora, Fred, hai pensato a una soluzione?» Poi si preoccupava, non sapendo che cosa dare a Marina per colazione. «E pensare che Gordon desiderava tanto vedere il circo e non ce l'ha mai detto. Forse sapeva che non avevamo i soldi per i biglietti», si crucciava. Rimase seduta sul letto fino al mattino e non appena Fred si svegliò gli chiese: «Allora, marito, hai pensato alla soluzione?» E rimase di stucco quando il marito, ancora mezzo addormentato, le rispose: «Sì, cara, i nostri guai sono finiti.» E non aggiunse altro. Ma dopo essersi lavato e avere fatto colazione, filò dritto in città e non tornò fino all'ora di cena. Si sedette a tavola e disse allegramente: «Beh, come ve la siete passata senza di me in questa bellissima giornata?» Isa però non era davvero di buon umore. Marina non aveva fatto altro che piagnucolare e Gordon non era riuscito a trovare le alghe per la sua colazione. Fred non si lasciò contagiare dall'atmosfera e, deponendo 4 biglietti sul tavolo, dichiarò: «Sono andato dal proprietario del circo, il signor Slater, e gli ho raccontato tutto di Marina. Gli ho detto: nuota, canta, insomma, fa tutte quelle cose che fanno le sirene ed è anche graziosa come un agnellino in primavera. E il signor Slater mi ha detto che l'avrebbe comprata subito per 500 sterline. Isa, naturalmente, si preoccupò. Le sembrava che qualcosa dovesse andare storto. «Ma e se lei non volesse diventare un numero da circo?» «Ci voleva andare o no?» ribatté Fred. «E poi c'è dell'altro. Il signor Slater dice che deve avere un istruttore. E allora io gli ho proposto il nostro Gordon. Che avvenire migliore potrebbe desiderare? Viaggerà con il circo aiutando la sirena a fare il suo numero, vestito sempre con un bellissimo costume.» «Che bello! Vedrà il mondo!» esclamò Gordon e corse a raccontare tutto a Marina. Solo la madre rimase in silenzio, con il denaro stretto in mano, pensando alle conseguenze di tutta la faccenda. Quella sera andarono tutti al circo. Il signor Slater in persona venne a stringere la fredda manina di Marina e a mostrarle la piccola piscina che aveva fatto costruire apposta per lei. Il giorno seguente Isa si mise a cucire un bel bolero guarnito di conchiglie per Marina e un costume rifinito con nastri dorati per Gordon.
I mesi passarono e Marina e Gordon viaggiavano in lungo e in largo, mentre la gente si accalcava per vedere l'unica sirena del mondo. Ogni settimana Gordon mandava a casa i suoi guadagni. A volte rimaneva senza un soldo e non andava nemmeno a comprarsi da mangiare. Allora diceva a Marina: «Che peccato che gli uomini non possano mangiare le alghe!» E la sirenetta, offrendogli le profumate alghe verdi, replicava: «Ti piacerebbero moltissimo se tu le assaggiassi, Gordon. Ti prego, prova!» Alla fine, vinto dalla fame, Gordon assaggiò le alghe e da quel giorno la sirenetta divise con lui il suo pasto. E, come aveva previsto, Gordon imparò ad amare quel cibo. Un giorno accadde una cosa strana. I pantaloni cominciarono ad andargli stretti. Li tirò di qua e di là, ma niente da fare. Forse era cresciuto troppo in fretta. E per di più, gli stavano tutti storti. Ma c'era un altro particolare molto strano. Le sue gambe cambiavano di colore. Quando la luce ci batteva sopra, mandavano dei riflessi cangianti, rosa e verdi. Gordon aveva sempre amato l'acqua, ma ora passava tutto il suo tempo libero nella piscina di Marina giocando con lei. Quando poi un giorno, mettendosi i pantaloni, gli spuntarono fuori due pinne a punta invece dei piedi, si rese conto che non voleva più fare l'istruttore. Voleva il mare, il grande oceano dove i delfini e le foche potevano nuotare a loro piacimento. «Marina», disse, «sono stufo di questa piccola piscina, del circo e di tutto il resto. Vogliamo andare nel mare?» Marina acconsentì subito. «Sai, anch'io pensavo la stessa cosa, Gordon». Così, la prima volta che gli inservienti aprirono il canale di scarico della piscina, tenendosi per mano, vi si infilarono dentro e dopo una difficile nuotata nell'oscurità, arrivarono finalmente al mare. Era immenso e grigio e pieno di avventure, come Gordon aveva sempre sognato. Quando il padrone del circo raccontò ai genitori di Gordon ciò che era accaduto, si rattristarono molto, ma Isa aveva imparato ad accettare le cose della vita. «Fred», disse pensierosa al marito, «poiché nostro figlio è diventato un tritone, l'unica cosa da fare per stargli un po' vicino è andare a vivere sul mare». Comprarono una casetta sulla spiaggia e Fred divenne un accanito pescatore. E a volte gli capitava di vedere di sfuggita Gordon e Marina che lo salutavano allegramente dal fondo del mare. E ogni lunedì mattina Isa riceveva da loro una cartolina e a volte anche un pacco. In questo modo sapeva che stavano bene e non dovette preoccuparsi mai più.